Ciao a tutti, benvenuti su un nuovo video. Questo sarà di nuovo un altro video test and tell e sempre dei rossetti di Wycon, ma come vi avevo detto volevo farlo anche sui rossetti più scuri. E questo è il rossetto, mi sembra sia Vinaccia, non trovo il numero. Comunque è quello scuro, ancora della collezione, un pochettino quella più vecchia. L'ho messo da mezz'oretta, quindi un pochettino magari se n'è già andato. Oggi andrò a mangiare il sushi e andrò a fare altre commissioni, quindi si vedrà veramente se funziona o se non funziona. Comunque in generale mi trovo benissimo con questi rossetti, non ho mai utilizzato però il rossetto questo così scuro, vedendo veramente quale fosse l'efficacia senza doverlo rimettere. Quindi vediamo. E ogni tot, come al solito, ve lo faccio vedere. Oggi si mangerà sushi, non vedo l'ora. Ah, poi vi devo far vedere questa. E la bacheca che ho creato per gli smalti. Devo ancora finirla di colorare bene, fare finire di fare i balconcini. Però ho voluto provare ad appenderla, perché sono nel bagno. Anzi, poi magari vi farò fare anche il giro del... Il bagno tour, no? Come si chiama? Tipo... La postazione dei rossetti, la postazione di tutto quanto, dato che è un casino adesso, magari no. Comunque, vediamo come funziona questo rossetto. Stavo aspettando sotto casa dei miei ed è arrivato il postino. Gli ho detto, c'è per caso qualcosa per me? Perché solitamente mi faccio spedire a casa dei miei. Ed è arrivato questo pacchettino, adesso lo apro dalla Cina, come al solito. E ho preso una roba da AliExpress. Lo apro, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere che roba ho preso. Perché ne ho preso un sacco, quindi stanno arrivando un po' per volta. E questo Very Kiss Balala. Non me lo ricordo, adesso lo apro. E questo rossetto che sembra ultra matte e ultra fluo, cioè secondo me sulle labbra mi si vede da non so dove, non me lo ricordo di averlo comprato. Comunque adesso non mi metto a provare la scrivenza, anche perché sono tutta truccata. In realtà è più estivo. Quando l'ho comprato questo? Mi sa che ci ha messo un po' ad arrivare, boh. Ah no, mi ricordo, forse questo è il rossetto che ho provato a prendere, che in teoria dovrebbe essere tipo neon. Boh, mi è venuto un attimo un flash così, non lo so. Adesso non mi metto a provarlo. Però forse questo, forse. Anche perché è troppo fluo. Allora, per il momento ho fatto già un po' di giri. E per il momento siamo proprio con il rossetto. Adesso vi faccio vedere tranquillamente. Ma ancora non sono andata a mangiare giapponese. Diciamo che l'ho messo alle 11 e mezzogiorno e 20. E per il momento è perfetto, ma è normale, un'ora, cioè un rossetto matte così deve tenere ed è proprio bello, confortevole. La caratteristica di questi rossetti è che sono matte, ma sono morbidissimi, super confortevoli. Sono arrivata adesso al giapponese, è 1:30. Il rossetto è ancora perfetto, ma non ho ancora iniziato a mangiare. E dato che all you can eat, non ho ancora provato questo giapponese, mangerò un sacco di Uramaki California Special. Quindi vediamo se il rossetto per adesso tiene. Adesso mangio tutto il sushi che mi portano. Questo è surimi un pochettino fritto, quindi vediamo come dura il rossetto, ok? Ci vediamo tra poco. Allora, vedete, ho mangiato il sushi e si vede perché proprio tutto quanto, vedete qua al centro della bocca, se n'è andato. Però penso sia abbastanza normale. Però così con la bocca chiusa non si nota, ma qua in effetti se n'è andato, mannaggia. Ormai la situazione del mio rossetto è roba indecente, si vede. Sì, allora... La durata è buona comunque di questo rossetto. Certo che ho mangiato una marea di sushi, sono state in giro, ormai sono praticamente le 5, l'ho messo alle 10:30. Diciamo che anche qua mi si è sparso. Diciamo che la durata è stata, secondo me, buona. Sicuramente sul rossetto scuro non serve che ve lo faccio vedere così, ma si nota di più. E niente, quindi adesso me ne torno a casa, inizio a dipingermi l'armadio. Anzi, non vi ho fatto ancora dei video DIY, ma magari se riesco ve li faccio. Spero che vi sia piaciuto questo video e che vi sia stato soprattutto utile. Un bacione al prossimo video, ciao!